È Silk to Silver coming for you. Con gameplay, storie e review, la noia non c'è più. Dai, tuffati anche tu nel mondo di Sion. Salve a tutti cari amici e bentornati sul mio canale. Benvenuti, ovviamente se è la vostra prima volta, sono sempre il vostro Centro Silver e anche oggi facciamo un nuovo episodio di Mass Effect, la nostra Omar Rand. Perché Omar Rand, se ancora non lo sapete, poiché questo personaggio è ispirato al mio amico Omar Prazzoi, che ha un canale qui su YouTube, suo omonimo, di gaming e un canale di videomaking, la CGM Cinema, con cui collaboro saltuariamente con entrambi. Quindi vi lascio tutto in descrizione per andare a visionare i suoi lavori e eventualmente, se volete iscrivervi, mettervi like, commentare, insomma vi lascio tutto nelle vostre mani. Detto questo, ragazzi, noi partiamo con il nostro episodio. Siamo reduci dai fatti di Tuchanka e dobbiamo andare direttamente in sala macchine prima di fare qualsiasi altra cosa. Perché in sala macchine? Perché ci attende Diana Allers, ecco qua, che ci può concedere un'intervista esclusiva. Servizio sul consiglio, comandante. Cosa vuoi sapere? Sappiamo che lei ha appena curato la genofagia. Ora milioni di Krogan inizieranno a combattere i razziatori. Cosa ha da dire a chi accusa l'umanità di voler ripetere l'errore della guerra dei Rachni? Tutti noi conosciamo la storia, ma sono passati 1400 anni. Ma senza la genofagia, cosa impedirà ai Krogan moderni di rivoltarsi come i loro antenati? I Krogan non hanno navi da guerra. Se i razziatori si concentrassero su di loro, potrebbero spazzarli via. Combinando la loro fanteria con la flotta dei Turian, potremmo ottenere quel che ci serve. E anche i Krogan lo sanno. Lei sa che il clan Urdnot ha già presentato al Consiglio una petizione per ricevere un'ambasciata e diritti di colonizzazione? Allora, qui noi gli diremo intervista terminata e diremo non è trattabile. I Krogan stanno arrivando per salvare il pianeta dove c'è il Consiglio. Altri non lo fanno. Io li ho solo aiutati a curare la genofagia. A tutto il resto dovrà pensare il Consiglio. Questa è la secca risposta del comandante Shepard. Per oggi è tutto da Diana Allers. Buona serata e siate forti! Ok, ora lo monto con il resto del servizio e invio tutto al comando per l'approvazione. Comandante? Perfetto, ragazzi, otteniamo la settima flotta Salarian come risorsa aggiornata. Non che sia sto granché, ragazzi, torniamo in sala tattica. Siamo sempre sotto dalle aspettative. Hai ricevuto un nuovo messaggio sul tuo terminale privato. Ok. Vedete, abbiamo tutti i vari progetti, l'ammiraglio Hackett, poi abbiamo questa guida del generale Corinthius, di Palaven, la bomba di Tuchanka, Rex che scrive andiamo a fare cuccio, andiamo a fare figli, e una scelta ammirevole da Traslineron che si congratula per il nostro lavoro nel non curare effettivamente la genofagia, ma è tutto fatto per far morire Vrex più avanti. Ecco qui, possiamo comunque fare la missione della bomba. Noi non la faremo la missione della bomba, ce ne freghiamo, gente, e torniamo alla cittadella. Quindi proprio ce ne freghiamo, lasciamo esplodere. Ok, incontra il consigliere Salarian a terra, porto dell'Alleanza. Comando dell'Alleanza, qui è la SSV Normandy, possiamo atterrare? Comando dell'Alleanza, qui è la Normandy, siamo diretti all'hangar 1-4, agglomerato Zakera, possiamo atterrare? Che diavolo succede là sotto? Anche se si trattasse di un malfunzionamento della stazione, avrebbero dei backup. Ho un brutto presentimento. Controllo i canali d'emergenza. No! No, no, no! Cos'hai scoperto? Questa devi sentirla, comandante. La torre comunicazioni ripete continuamente un messaggio d'emergenza. A tutte le navi in arrivo, la cittadella è sotto attacco. Non cercate di atterrare.
Cerberus ha il controllo di tutti i moli. Informate la flotta della cittadella. Mandate rinforzi al quartier generale dell'SSC. Non deve cadere. Sembrava il comandante Bailey. Dove vuoi che porti la Normandy? Vicino al quartier generale dell'SSC. Scenderemo con la navetta. Sì, signore, comandante. Ok, gente, ci portiamo Liara. E, anzi no, Liara l'abbiamo già portata la scorsa volta. Ci portiamo Ida, ecco qui. Ecco qua, e James. Bello corazzati tutti e due. Ok, allora, James. Ad Ida dobbiamo mettere i potenziamenti. Ok, così. A posto. Allora, Ida, 5 punti che andiamo a mettere in matrice di difesa. Ecco qua, perfetto. E per James siamo a posto. Ok, scendiamo. Gente, arrivano! Cerchiamo riparo! Sì, signore! Allora, prima cosa, potenziamo le nostre armi. Incendiarie e disgregatrici. Qualcun altro? Ecco io. Ok, andiamo dal comandante Bailey. Bailey, è una ferita grave? Sto bene, non è così grave. Era ora che arrivasse la cavalleria. Spero che non sia troppo tardi. Sa se il consiglio è vivo? Si sono divisi. Accedendo a un terminale all'interno potrò saperne di più. Può farci entrare? Mi occuperò della porta, se nessuno mi interrompe un'altra volta con un proiettile. Ci siamo. Accesso alla rete dell'SSC. Grazie, Cerberus. E come ci aiuterà? Cerberus controlla i canali principali, ma posso aprirne uno nuovo. Altrimenti i nostri uomini non avranno speranze. Ma guarda. Che ha scoperto? Un ammonimento del consigliere Shield. Doveva incontrare l'esecutore. Questa mossa potrebbe provocare ritorsioni. Direi che è un eufemismo. Se è lì dentro è nei guai. Perché il consigliere dovrebbe incontrare l'esecutore? Significa che un pesce grosso sarà perseguito. Immagino che qualcuno avesse degli amici in Cerberus. Il consigliere avrà le idee più chiare per quel che può servire. Il consigliere è lì dentro circondato da Cerberus. Chi ha organizzato la sicurezza?
Fino a un'ora fa questo era il luogo più sicuro. Non ci aspettavamo un attacco. Dobbiamo trovare il consigliere e tirarla fuori da lì. Saprà qualcosa di più su questa faccenda. L'ufficio dell'esecutore è difendibile. Forse si è rintanata quando sono iniziati gli scontri. D'accordo. Un secondo. Ecco, ora comunichiamo col factotum. Vai. Ok, esperienza e punti rinnegato. Adesso entriamo direttamente in questa zona della cittadella. E adesso c'era però. Non è così semplice sparargli attraverso, non me lo ricordavo così complessa come cosa. Qui abbiamo un mod per fucile d'assalto. Qualcuno è in alto. C'era qualcuno in posizione difensiva. Le telecamere ne mostrano altre. Sono ovunque nella stazione. Le porte sono bloccate per la vostra sicurezza. Poi passiamo. Allora, gente, qui entreremo nei bagni tra poco. Prendete questa porta e qua troverete il Ravenant, che è il fucile che era disponibile solamente in Mass Effect 2 per il soldato, per il nostro Shepard. Ragazzi, è un fucile incredibile, quindi per adesso non credo cambierò ancora il fucile d'assalto a, come si chiama, a James. Penso che gli lascerò il Ravenant. Ed ecco qui, adesso che abbiamo cambiato fucile dobbiamo rimettere munizioni. Hanno rastrellato stanza per stanza, eh? Ed ecco qua, torniamo fuori. Ma qui troviamo un pezzo di armatura che passa montagna da ricognizione, un elmo. E qua niente per adesso, ok. Perfetto, siamo passati a livello 40. 5 punti. Sì, a questo punto potenziamo l'incenerimento, che è, allora, velocità di ricarica, un danno ulteriore del 40% per 8 secondi. No, ragazzi, dobbiamo spammare poteri, quindi andiamo sulla ricarica. Non abbiamo guardato Ida, che comunque ha solo 2 punti, e James ha solo 2 punti. Li teniamo per il momento.
Ok, allora. Perfetto, siamo aperti la porta. Qui una canna estesa per il fucile da precisione. Non è il mod che io uso. E qua andiamo in modifica. Allora. Ecco, vedete? La canna estesa mi dà un po' di danno in più, ma noi vogliamo la precisione, quello che ci serve. E per il nostro James andiamo a modificargli il Ravenant con la canna estesa per fucile d'assalto, più munizioni, deve spammare munizioni a tutto andare, e questa, quindi. Perfetto, andiamo così con il Ravenant D. E a questo punto, come sempre, ragazzi, nuovamente le munizioni. Ecco, prendiamo l'ascensore. Trovato qualche superstite? Ancora nessuno. Maledizione, continuate a cercare. Vabbè, continuiamo a cercare, certo. Diamine, quale stupida ideologia ti spinge a sparare ai poliziotti? È forse una prova di reclutamento per questi pazzi? Un attacco alla cittadella potrebbe essere espresso come obiettivo politico per la supremazia. Qui abbiamo, vedete, abbiamo... L'SSC potrebbe essere facilmente demonizzato. Qua troverete l'Hornet, che è una mitraglietta che possiamo mettere alla nostra... Ecco, alla nostra Ida. È una mitraglietta di Cerberus, praticamente. L'alta percentuale... E anche qua, ragazzi, che ve lo dico, rimettiamo le nostre munizioni. L'attività del consiglio di fronte all'attacco alla Terra può portarli a essere classificati come nemici. Hanno ordinato ai loro uomini di devastare la cittadella per il bene della Terra. È una logica malata. E non poco, caro James. Qua, ragazzi, altri mod. Qui abbiamo un altro elmo, il casco security. E qua dobbiamo aprire questa porta, accesso negato. Mi sembra ci sia un terminale qua che ce la può aprire. Questo qua abbiamo già esaminato prima. Deve essere un terminale in quest'altra stanza alla fine. Vedete? Comandi porta, dovrebbe essere questo. Ecco, aperta. Qua troveremo la Talon, che è una pistola, modifica armamenti, vediamo un attimo. Ecco qua, è bella pesantina la Talon, preferisco tenere a Predator, ma alla nostra gli daremo la Talon. Ecco qui, perfetto. E qua otterremo della Lore, appunto. E nuovamente, ragazzi, che ve lo dico a fare, di nuovo le munizioni. Non ho mai capito perché ci rileva ogni volta. In questo è inferiore a Mass Effect 2, eh? Ora rientriamo di qua. Okay. E adesso avanziamo. Essere vicini ormai. Qui hanno combattuto, forse è troppo tardi. I colpi che sentite sono sparati dall'SSC. Ok. Abbiamo un altro mod. Non lasciamo indietro nessun mod, ragazzi, raccogliamo tutto. Anche se poi dobbiamo comprare gli altri per potenziarli, ma intanto è già qualcosa. Bailey, sembra che abbiano ucciso l'esecutore e due guardie del corpo Salarian. Dannazione. Cerca ancora. Se non trovi il corpo del consigliere, non darla per spacciata.
trovata. Sembra sana e salva. Portala al sicuro. Non pensarci neanche. Shepard, ci ucciderà tutti! Questo è da vedere. Intendo Udina. Ha organizzato un colpo di stato. I consiglieri sono in trappola. Tre contro uno, amico. È finita. No, il bello inizia ora. Pagherai per questo. Assassino, sta fuggendo. Sarà sulle tracce del resto del consiglio. Parga la voce. Udina vuole prendere il potere. Devo raggiungere i consiglieri. Li stanno scortando a una navetta nel presidium. Inizia a guidare. Cercherò di contattarli. Ho scoperto la posizione del consiglio. La invio alla tua auto. Ottimo lavoro, Bailey. Ci siamo quasi. Ebbene sì. Ora. È riuscito a contattare il consiglio? Negativo. Le loro guardie sono morte. Ma ricevo ancora segni vitali dai transponder del consiglio. Non possiamo sparare. Ah, li ammazzano loro. Noi non li possiamo ammazzare. Allora ragazzi, dunque, a noi la consigliera Shield è morta, la consigliera Salarian, perché non avevamo Tain vivo. Se non avete Tain vivo, la consigliera Salarian muore dal 2. Questa è una variante di Mass Effect, appunto. Quindi, in questo modo vedrete il fatto che sia morta come comprometterà il futuro della missione, ed è tutto ciò che voglio in realtà. Fatemelo dire. Parli sul serio. L'addestramento con le armi da taglio desensibilizza i soldati umani in confronti dell'artiglio. Già, come anche un raffiatore nella tua testa. Che cosa voglio? Credi di essere? Gente, spammare occultamento è una buonissima cosa, vedo. Ok, avanziamo. La porta è stata sigillata. Usciamo di qua allora. Sbagliato tasto, chiedo scudo.
Qui c'è un datapad, ok, con dei crediti, e avanziamo di qui. I crediti mi verranno molto utili a fine di questa missione, per finalmente potremo comprarci Black Widow. Sono alla Shalmar Plaza, consiglio dov'è? Adesso ci saliamo subito sull'ascensore, bei. Vabbè, vedo che comunque i miei compagni. James il suo DPS lo fa, eh. D'accordo, sono nel condotto. Tieniti forte, sarà un'ascesa veloce. Ok. Dimmi che quell'assassino non ha raggiunto il consiglio. Ci sta provando, ma faccio in modo che l'ascensore si fermi ad ogni piano. Bravo! Ho trovato il nostro amico. Ferma il suo ascensore. C'è un condotto energetico sotto. Ok, siamo riusciti a fermare. Ok, dai, in qualche modo abbiamo fatto. Li vedo, saltate. Vai. Hai sentito? Tiratori, state giù! Di dare ordini. La mia arma la pensa diversamente. Pensi che farei tutto questo se non avessi l'assoluta certezza, Ash? Lo pensi davvero? Dietro quest'attacco c'è Udina. Me l'ha confermato il consigliere Salarian. Le mie prove dicono altrimenti. Ecco il consigliere Shield che viene ucciso nel quartier generale dell'SSC ed ecco il comandante Shepard che preme il grilletto. Pagherai per questo. Devo aggiungere altro? No, non serve. Ci sono soldati di Cerberus nel pozzo dell'ascensore. Se quella porta si apre, vi uccideranno. Ciò che dice Shepard è possibile. Improbabile, ma possibile. Non abbiamo tempo per discutere. Se restiamo qui, siamo morti. Ora disattivo la serratura. Metti via l'arma, soldato. Dannazione, esci. Consigliere, la porta. Thank you.
Ed ecco qui, e anche Ashley. Ashley. Dannazione, Ashley. Stava con Cerberus. Come te. Spero che i razziatori ti spediscano all'inferno. Comandante! Stia indietro. Se entrano, la copro io. La porta! Bailey? Ho fatto il più in fretta possibile, Shepard. Sembra che tu ti sia già occupato di tutto. Dunque, è vero. Eravamo in pericolo. Ma non capisco. Ha detto che Cerberus era qui. Cerberus era qui, ma si sono ritirati nelle gallerie dei custodi quando hanno saputo che stavamo arrivando. Mi dispiace, consigliere. Per dirla breve, Shepard vi ha appena salvati. Le sono debitore, Shepard, per le nostre vite e per l'accordo che ha stretto con il Primarca e i Krogan. Purtroppo ci è voluto questo per convincervi. Non commetteremo di nuovo lo stesso errore. Shepard, sa spiegarci che c'è dietro l'attacco di Cerberus? Sinceramente, no. Ma intendo scoprirlo. Ok, Jet. I capi sono stati evacuati e abbiamo una galleria e un milione di altri posti da sgombrare. Muoversi. Il nostro piano è fallito. La cittadella è ancora in mano al consiglio e Udina è morto. Udina era sacrificabile. E adesso? Abbiamo altri piani. Te ne parlerò al tuo ritorno. Non pensavo che Shepard potesse tenerti testa a Lang. Non succederà più. Vedremo. Ed ecco qui, ragazzi, finisce la missione di Cerberus. Abbiamo esaminato un centimetro di queste gallerie, Shepard. Cerberus è a dir poco sfuggente. Sono gallerie, giusto? Una sola uscita e un solo ingresso. No, la galleria dei custodi dalla lobby dell'ascensore conduceva alla superstruttura. Una volta là è come essere in un formicaio. Non possiamo nemmeno identificarlo. Ha immesso un IV nel sistema della cittadella, cancellando tutte le immagini che lo ritraevano. Probabilmente si tratta della stessa IV che ha sistemato così in fretta le tue immagini per Udina. È un professionista. Alla fine è un mortale come tutti gli altri. Commetterà un errore. Spero di essere lì quando succede. Oggi abbiamo perso della gente in gamba. Ora devo fare visita ad alcuni dei feriti. Fai attenzione, Shepard. Ok. Allora, ragazzi, possiamo muoverci. Cosa dice il nostro diario? Ecco qui, attacco di Cerberus. Niente, dovremmo tornare sulla Normandy sicuramente. Prima di tornare sulla Normandy, andiamo al nostro terminale Spettro. Allora, qui non c'è nulla. Ed ecco qua, Black Widow. Abbiamo abbastanza crediti per comprarlo. E poi sono stati messi in vendita i gambari della Rosenkopf Materials, non che mi interessi più di tanto farmi quel set. E adesso abbiamo il nostro fucile definitivo che voglio portare fino a fine run. Il Black Widow, appunto. Ed ecco qui, prendiamo l'ascensore per l'attracco della Normandy, non che voglia fare altro in questa zona, quindi. E torniamo. Shepard.
Shepard, sono riuscito a contattare Anderson. Lo stavo aggiornando. Udina, quel bastardo è sempre stato avido di potere. Ma questo... Non era lui a comandare. Cerberus l'ha usato per prendere il controllo della cittadella. Per quale motivo? Non lo so. Non ancora. Sarebbe potuto andare peggio. Alla fine abbiamo perso soltanto il consigliere Shi. Kai Lang. Sì? Il tuo assassino. Hackett ti girerà i miei dossier su di lui. Per farla breve, attenzione. Quindi vi conoscete già? Io e un'amica l'abbiamo già incontrato in passato. Una volta gli ho sparato alle gambe. Pensavo fosse finito, ma è riapparso su Omega ancora più forte. L'uomo misterioso l'ha aiutato. Immagino di sì, visto cosa sono riusciti a fare con te, Grayson. Possiamo presumere che Lang sia ancora più pericoloso. Non mi importa chi è, la prossima volta che ci incontreremo morirà. Il loro attacco potrebbe aver avuto un effetto collaterale inaspettato. Sono stato contattato dal consigliere Asari. Ci chiedono un aggiornamento sul crucibolo. Lang li ha spaventati. Abbastanza da aiutarci. Sì, le Asari sono con noi e ora possiamo contare anche sui Salarian. Come procede il crucibolo? Bene. Le nostre stime indicano che abbiamo completato circa il 50% delle parti note. Di già. Una volta decodificati, gli schemi sono progettati in modo da permettere non solo ai Protean, ma anche ai nostri scienziati di tradurre le informazioni. Sappiamo come utilizzarlo? Non ancora. I nostri scienziati sono convinti che se utilizzato in modo corretto, potrebbe generare abbastanza energia da distruggere i razziatori. La domanda è... come dispenserà tale energia? E in che forma? Intende come faremo a impedire che ci spazzi via tutti? Esatto. Riteniamo che il catalizzatore sia la chiave per scoprire come concentrarne l'energia e dirigerla soltanto contro i razziatori. Ci sto lavorando. Troverai le risposte, Shepard. Ti manderò un aggiornamento degli schemi. Nel frattempo, proseguiremo con la costruzione. E noi continueremo a combattere ad assicurarci che ci sia una terra su cui tornare. Cerberus, i razziatori pagheranno per questa guerra, in un modo o nell'altro. Non siamo ancora finiti. Gli dei della guerra non ci hanno abbandonati. Buona fortuna a tutte e due, Anderson, chiudo. Comandante, la flotta Turian si sta assottigliando. Ci servono altre navi di supporto e i Quarian sono aperti al dialogo. Ho capito, signore. Me ne occuperò io. Mi raccomando, ultimamente il confine Geth è piuttosto instabile. Hackett, chiudo. Shepard, so che forse non è il momento, ma devo dirti una cosa. Un mio contatto nell'alto comando Asari ha insistito affinché ti girassi una richiesta di soccorso. Che non possono gestire? Da quello che vedo, hanno inviato diverse squadre di comando a indagare. Nessuna ha fatto ritorno. Non l'hanno chiesto esplicitamente, ma credo che l'alto comando speri nel tuo aiuto. Tu cosa ne pensi? Se non fosse importante, non avrebbero chiesto aiuto. Dovrò trovare delle altre informazioni. Fammi sapere se scopri qualcosa. D'accordo. Ok. Priorità, velo di Perseo. Ecco qua. E dovrebbe essersi... ecco qui. Attivata la richiesta di soccorso di Mesana, che è appunto la missione del Tempio Asari. Guardiamo le nostre risorse. Siamo 2115 forze di difesa della cittadella. Abbiamo il supporto delle squadre scientifiche Asari, seconda flotta Asari e sesta flotta Asari. E i Turian, è arrivata la sesta flotta e la settima flotta Salarian. Ecco qui. Quindi possiamo procedere in questa direzione. Allora, e anche quel figlio di puttana di Udina. Cazzate. Udina, comandante, ho ottenuto delle informazioni interessanti. Hai un momento? Guardiamo il terminale privato. Intervista nella tua cabina. Diana Allers vuole intervistarci. Qui all'incrociatore con il carico di ufficiale della gerarchia. Ecco qui, perfetto. James Vega vuole parlarci. Questo è il dossier su Kai Lang, no? Ecco qui, vedete tutto il dossier di Kai Lang. Licenza sulla cittadella. Ok ragazzi, andremo a fare questa missione, che è
il fantastico DLC The Citadel, che non l'ho mai avviato così presto effettivamente, però c'è sempre una prima volta, non me ne frega niente gente di avviarlo troppo presto, quindi ecco qua. Allora, invita Allers. Trainor, fa salire Diana, voleva un'intervista. Subito, comandante. Pronto per l'intervista, comandante? Sono pronto. Comandante, i gravi danni inflitti dai razziatori nello spazio del Consiglio sono sotto gli occhi di tutti. Ora Cerberus ha sferrato un attacco alla sede del nostro governo. Se un gruppo terroristico umano è in grado di colpire la cittadella, esistono ancora luoghi sicuri? Il punto forte della cospirazione di Cerberus sono stati gli infiltrati. Se quegli agenti fossero stati smascherati, potevano essere risparmiate moltissime vite. Ci serve sorveglianza costante. L'SSC e le truppe possono farlo da soli. Abbiamo perso una parte fondamentale del nostro governo. Il consigliere ci rappresentava tutti. Il Parlamento dell'Alleanza è stato distrutto. Il primo ministro è morto. Nessuno freme per prendere il suo posto. Secondo lei quanto potrebbe durare una nuova amministrazione dell'Alleanza? I leader risorgeranno. Non si può perdere la speranza. Il nemico non si placherà fino a quando non avrà ucciso tutti gli umani. Solo allora potremo dichiararci sconfitti. Darsi da fare è dovere di tutti. Di tutti. Bene, passiamo a una domanda da Tessia. Comandante, durante il suo processo l'hanno accusata di avere legami con Cerberus. Grazie per la disponibilità, comandante. Qui Diana Allers per Spazio di Guerra. Buona serata e siate forti. Occhio, comandante. Continua a viziarmi così e non ti libererai più di me. Sembra che tu l'abbia già fatto. Che succede? Grazie per la bella intervista, comandante. Non mi serve altro. Per ora. Per ora. Quindi, ragazzi, stiamo portando avanti la nostra romance con... ecco qua, abbiamo anche il nostro criceto spaziale, la nostra romance con la nostra Diana Allers. E adesso usiamo... James, se vuoi parlare in privato, ora ho un po' di tempo. Ok, va bene. Ehi, come te la passi? Bene, James. E tu? Bene, bene. Wow! Ecco cosa posso aspettarmi quando diventerò un capoccia come te. Vorresti comandare una nave, Vega? Chissà. Magari quando sarò così vecchio da non riuscire a premere il grilletto. Sei venuto qui a prenderti gioco del tuo ufficiale superiore? Scusa, Shepard. In realtà, avrei un'idea che mi frulla per la testa. Ma prima volevo sentire la tua opinione. Spara. Cosa hai fatto quando ti hanno chiesto di entrare nel programma N7? Cioè, hai accettato subito o ci hai pensato bene prima di lanciarti? Sono un soldato, Vega, e volevo diventare il migliore in circolazione. E gli N7 sono il top del top. Così pare. Ricevi l'addestramento migliore, le armi migliori e le missioni migliori. E in cambio si aspettano il meglio. Infatti. Ma perché me lo chiedi? Beh... anche in tutto questo casino, qualcuno ha avuto il tempo di cercarmi e inviarmi una richiesta d'ingresso del programma N7, inoltrata lo stesso giorno dell'attacco dei razziatori alla Terra. Non mi sembri molto entusiasta. Beh, a parte il fatto che se perdiamo la guerra non ci sarà più nessun programma N7, io sento che quella del soldato è la vita che fa per me. Mi piace, accidenti. Altrimenti mi avrebbero già cacciato da anni. Il mio ultimo comando è stata una catastrofe. E quelli mi hanno addirittura promosso. Non mi sento ancora pronto a ripetere l'esperienza. Forse non voglio tutta quella responsabilità. Ne avevi già accennato. Cos'era andato storto? Cos'era andato storto? Eravamo di pattuglia a controllare delle strane letture. Poi sono arrivati i collettori. Ma prima hanno colpito la colonia. Al nostro arrivo... i coloni erano stati tutti uccisi o rapiti. Incluso il nostro comandante, il capitano Tony. E tu sei passato al comando? Già.
Per un po' siamo rimasti cauti, in attesa. Ma poi si scopre che uno dei coloni era una spia di Cerberus, al servizio dei collettori. Ci aveva traditi tutti. Così non ho avuto altra scelta. La spia aveva caterve di dati sui collettori, roba preziosissima. Perciò l'ho ucciso, preso i dati e distrutto la nave dei collettori. E con essa gran parte dei coloni. E quasi tutta la mia squadra. Un leader ha una missione da compiere. E non è quella di tenere in vita tutti. Se temi di mandare i tuoi uomini incontro a una morte certa, non ce la farai mai. Già. E questo lo sapevi anche prima di diventare N7. Sì. Per questo avevano scelto me. E lo stesso vale per te. Non esistono N7 che a un certo punto non si siano sacrificati, con o senza i loro soldati. Quindi mi consigli di accettare? È una decisione che spetta solo a te, James. Ma credo che tu sappia già come la penso. E questo mi fa piacere. Se non ti dispiace, vorrei che questo restasse tra noi. Certamente. Grazie. Bene, ora devo tornare all'hangar. Qui stiamo diventando troppo teneri. Il mio letto non è tenero come pensi. Ti credo sulla parola. Grazie ancora, Shepard. Quando vuoi. Ok, quindi James entrerà nel programma N7, da quel che abbiamo potuto capire. Ora facciamo una capatina all'hangar delle navette. Ecco qua. Dove potremo potenziare il nostro Black Widow. Ecco qui. Ok. Vediamo fin dove possiamo potenziarlo. 10.000. Ok. Non abbiamo i soldi per portarlo a livello 5, che è il massimo in Run 1. Quando andate in NG potete portarlo fino a 10. Però questo, ragazzi, è quanto. Quindi mentre ci aggiornano... Ecco, cosa ve lo dico a fare? Guardate, ragazzi, purtroppo il peso aumenta di tanto anche. Ma cosa ve lo dico a fare? Senza mod, come aumentano i danni, la precisione, la stessa cadenza di fuoco, la capienza di munizioni. Ed ecco qui, ci hanno già messo le nostre mod, quindi le mod sia per precisione e anche il nostro mod di concentrazione, che ho provvisto a comprare sulla cittadella, quello migliorato, quindi almeno così siamo messi un po' meglio. Purtroppo siamo, come si chiama, un po' più pesanti, ma confido che potremo farcela. Adesso prendiamo l'ascensore per andare in sala tattica e facciamo un salto sulla cittadella. Ecco qua. Ritorniamo sulla cittadella all'appartamento personale. Facciamo partire il DLC La cittadella, che si chiama proprio così. Ammiraglio, tutto bene? Dipende dalle giornate. Capisco. Hackett mi ha contattato riguardo all'appartamento. È tutto tuo. Voglio liberarmene. Dici sul serio? Ti serve un posto da chiamare casa, in cui riposare e liberare la mente. Kali voleva che ci sistemassimo lì. Ma più sono sulla Terra, più mi viene voglia di restarci. Non voglio avere troppi pensieri per la testa. Accettandolo, mi faresti un favore. È un'offerta troppo generosa. Inoltre, dopo la guerra, tornerà qui. Ne dubito. Qui serviranno anni per ricostruire tutto. Sempre se sopravviveremo. Su, comandante, non farti pregare. D'accordo. Accetto. Ti ringrazio. E fai come se fossi a casa tua. Perché adesso lo è. Farò il possibile. Ok. Bene. Mi sono tolto un peso dallo stomaco. Ci risentiamo presto.
Arrivederci, ammiraglio. Anderson, chiudo. Ok. E adesso esplora appartamento. Qua ci sono tutti dei datapad che potete ascoltare, vedete? Una nuova nave. La mia nave. Cose che non si scordano. La prima volta in plancia con l'intero equipaggio che pende dalle tue labbra. Indimenticabile. Non era il mio primo comando. Avevo... Quindi possiamo girare, accendere la musica, ascoltare i vari messaggi, e poi avremo anche dei messaggi. Qui possiamo praticamente cambiare delle cose in casa, vedete, bagno, però alcuni sono, abbiamo solo i divano classico, poltrona comoda, ecco. Abbiamo solamente cose standard, e poi abbiamo il nostro terminale privato qua, cucina, cena a base di sushi, offro io. Un paio di cose da dire. Tocca a Norman di manutenzione, potremmo vederci al ristorante di sushi Ryusei, negli agglomerati. Dicono che sia migliore. Joker, ci ha invitato a cena Joker. Ragazzi, quindi, detto questo, noi siamo pronti per proseguire. Come vedete, l'appartamento ha tutto quello che ci deve dare. Abbiamo anche il piano superiore, la palestra, c'è tutto. Ma per oggi, ragazzi, è veramente tutto qua. Abbiamo fatto la missione di Cerbero, siamo entrati nella... sulla cittadella, siamo entrati nella DLC, la cittadella, appunto. Quindi, ragazzi, io vi chiedo, se l'episodio vi è piaciuto, come sempre, piazzate un pollice su, un like, ma soprattutto, se volete vedere come andrà avanti il DLC Citadel qui sul mio canale, iscrivetevi al canale, iscrivetevi, attivate la campanella e vedrete in questo modo, tramite notifica, verrete aggiornati quando pubblico qualcosa, ovvero il seguito della nostra Omar Run. Omar Run, perché vi ricordo, è dedicato al mio amico Omar Prazzoi, che ha un canale qui di gaming su YouTube e un canale di videomaking HGM Cinema. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video, vi lascio tutti in descrizione e grazie ancora per aver visto questo video.